diciamo che oggi con la dea bendata non è stata, cioè si è dimenticata di noi. Amici, benvenuti a Mezzogiorno e Mezzo di Attrick. Avete visto questa splendida copertinona, di stamattina, dedicata ai nostri amici interisti napoletani, nonché bilanisti. Ebbene sì, se la meritavano. Dopo quella giornataccia che abbiamo vissuto tra CONI e Fiorentina, finalmente una giornata che ci tira su in classifica, ci tira su nel morale, ci tira su in tutto, e gli altri li tira giù. Più lo mandi giù e più ti tira su. Splendida giornata, incorniciamola questa giornata, da incorniciare, perché superiamo il Napoli, andiamo a più 2, accorciamo ulteriormente la classifica sull'Inter e sul Milan con una partita in meno, vincendola siamo lì per la lotta a scudetto, visto che molti ci avevano dati per morti, defunti, sepolti, strasepolti. Io a questo punto non vedo l'ora di affrontare anche l'Inter, comunque amici miei, bando alle ciance, andiamo a vedere questa mattina cosa dicono le prime pagine dei quotidiani sportivi. Dico in anteprima che ci sono dei lutti di quelli proprio estremi. A me la gazzetta delle merde, la gazzetta di schifosi, devono titolare per forza: senti che Juve con un Chiesa in prima pagina, Befana bianconera, il Milan perde ma resta primo, Chiesa show, corsa scudetto, la signora c'è. Cioè, come potrei dire, da paraculaggine, sì, l'ammiro, poi... Ma come, fino a ieri era fuori da tutto, vabbè, anche il diavolo colpito dal Covid, peccato, cade in Serie A dopo 304 giorni, che record, padre Pioli, troppe sette assenze, Pirlo, noi vogliamo comandare, bellissimo, tutte in gioco, ma come, fino a ieri la Juve non era in gioco, adesso tutte in gioco, va bene. E si perde Ciulo. Ma bionda il culo. Poi, un trafiletto triste, Inter aggrappata a Lukaku, io direi invece aggrappata a un'altra cosa. Ti attacchi al cazzo! Va a KO con la Sampdoria, domenica la Roma, Conte mercato, il club sa la situazione, il pianto continua imperterrito. Quando la sorte ti è contraria, hai mancato te il successo? Smetti di far castelli in aria e va a piangere sul... Poi Fonseca trova Borja Mayoral, grande gol ieri.
doppietta, ma il secondo gol è stato davvero fantastico e punta al secondo posto. E questo per quanto riguarda gli schifosi della Rosea. Andiamo a vedere i Babuins del Corriere del Babuino, che anche ieri 5 partite, 4 sconfitte, va molto bene questo Napolone. E attenti i granchi che muzzicano, eh! Se non era per il CONI che gli salvava il culo, a quest'ora lottavano per la metà classifica. La capolista si ferma dopo 7 partite senza sconfitte, Padre Pioli, noi a testa alta, Chiesa scudetto, uno strepitoso Federico affonda il Milan 3-1. La Juve torna in corsa. L'Inter fallisce la prova del 9, punita dalla Sampdoria degli ex 2-1. Pirlo riaggancia il treno per il titolo, due volte assegna l'ex Viola e gol di McKennie. Di Calabria il temporaneo pari, bene di Balas e Coronaldo. Campionato senza padroni, adesso si titola. Prima c'era solo Milan e Inter, adesso senza padroni. Abbastaso, a Caino. Rubo in allenamento i segreti di Cristiano col faccione di Chiesa. La Roma fa sul serio e ora aspetta Conte. Zing, zun, zing, zing, zan, zang, le azioni, impegno e l'interesse di due fondi. Il Napoli spreca 29 tiri, un gol capo con lo Spezia, due babà per le Babuens. Andiamo a vedere tutto a sport, cosa dice stamattina. Due trafilettoni in alto, la Samp degli ex castiga l'Inter, Candreva e Keita, tititin e tititan. Il Toro è vivo, ora rinforzi, centro pagina, Juve fede nello scudetto con Federico Chiesa 3-1. Grandissima prova di forza dei bianconeri trascinati da uno straordinario Chiesa, autore di una doppietta. I rossoneri, che avevano raggiunto il momentaneo pareggio con Calabria, perdono l'imbattibilità dopo una striscia di 27 partite consecutive senza sconfitte. Fantastico Spezia rimonta e sbanga Napoli, sbanga Napoli. Poi Formula 1, Alpine è bravo il capo, tennis e Sonego ancora più forte. Vertice CIO, Berlino, Achtung Azzurri. Ok. Andiamo adesso a vedere calciomercato.com. Me ne sarà da ridere oggi, amici. Allora. Con chi iniziamo? Iniziamo con Sconcertao. No, è uno da annuale che questo caso è già noto. Pur di non parlare della vittoria della Juve, mette in ballo la Roma, che si era scordata, e ora dice: la Roma gioca il calcio più bello e da scudetto. Attenzione, cari romani. Mordasci tu a destro gran fio della mignotta. Che questa è una sentenza peggio di Padovan. Ora fermerà Inter e Lazio. Ai, questa ce la segniamo, Questa me la salvo per poi farvi vedere questi soggetti quanta sfiga portano. No, mi sto toccando per scaramanzia. Ah. Calabria, la faccia di un Milan che non molla mai, ma ora serve un aiuto dal mercato. L'Inter ha problemi di liquidità e stanno con i pezzoni al culo. Marotta e Antonello chiedono tempo in Lega. Da Zang no, a un fondo del Qatar. Mamma mia, che meraviglia. Ringraziamo il Signore. Grazie, Signore. Chiesa, una partita da 60 milioni, si gioca così, la Juve è da scudetto. Poi Pirlo fa festa con l'unica scelta azzeccata, la Juve gonfia il petto, ma per ora è solo giornata Champions per la serie, rosico a manetta. Juve le pagelle di calciomercato, poi Milan la pagella di calciomercato, giustamente. Inter, doppio fallimento con la Samp, limiti evidenti, squadra vulnerabile, ma per lo scudetto non è finita, dai, tenete duro. Juve, Pirlo, il gol del Milan nasce da un fallo. Il rinnovo di Dybala non mi riguarda, dice Pirlo. Per la serie Gnagna Time, nuova fiamma per Courtois, Marica Riviera. Una Riviera a destra e una a sinistra. Carina, c'ha Duzzinne, mi sembra un Volkswagen. Sì, Nega tutto, però tutto falso. È peccato per Courtois perché si perde sto gnagnone esagerato. Grazie calciomercato perché non manca mai. Andiamo adesso a tutto Juve. Cosa dire mai tutto Juve? Vediamo. Pirlo forse trova la Juve e si toglie un sassolino dalla scarpa. La Juve ha trovato un potenziale campione, parlano di Chiesa, Church. Poi
Non ci saltiamo, la stagione inizia ora, assolutamente, non ci saltiamo. Grande vittoria, ma per lo scudetto ora subito, testa alla prossima, il mister mi chiede concretezza, dice Chiesa. Paganini, Rai Sport, Quagliarella, piace, sarebbe pronto subito, occhio allo scambio, Bernardeschi, Gomez, Chiesa, Ferronando per una notte, San Siro vince lui. Pirlo, vittoria che ci aiuta a credere in noi stessi, Chiesa lo volevamo a tutti i costi anche per gol come questi. Marchetti un campionato meraviglioso, Zuliani una vittoria che vale il triplo, Kulusevski su Instagram grande vittoria, De Rig su Instagram continuiamo a lottare, Chiesa su Instagram bravi ragazzi, tutto un Instagram. Per tutto Juve questo è tutto, andiamo a vedere adesso calciomercato.it, cosa dice calciomercato.it, classifica senza VAR amici, allora Milan 39, Inter 35, Juve 34, Roma 33, Atalanta 30. Va bene, abbiamo 3 punti in più per la serie, rubiamo. Ma va fa culo. Inter, Zhang può cedere la maggioranza, due fondi in corsa. Piripipi, fate la fine del topo, io ve lo sto dicendo. Calciomercato Milan si accelera per il colpo a centrocampo. Le cifre... Milan, Juventus, padre Pioli tenuto testa nonostante l'assenza, ecco quando torna Ibra. Calciomercato Inter, Conte in pressing, c'è un tris nei radar di Marotta, non ci hanno manco gli occhi per piangere, questo va trovando acquisti. Marotta, nuova pista dalla Premier, il piano di Marotta, va bene. E il piano di Marotta. Ragazzi, con cartaceo e notizie dal web è tutto, andiamo a vedere se stamattina qualche genio della lampada ha proferito parola. Io ho forti dubbi, secondo me si sono rintanati nelle loro tane puzzolenti, ma andiamo a vedere. Allora amici, doppietta oggi, guarda, doppietta. Allora partiamo con lo sconcertao Ubriacao, che ieri sera per dimenticare la giornataccia pro Juve si è dato a una cassa di prosecco, l'ha fatta fuori così. Tutto quanto calici a vossico e non può dire che non li ho bevuti. No. Senza colpo ferire. E ha partorito questa cagata che vado a leggervi prima però. Sigla! Allora, sconcertato dice, la Juve è meritato, ma non può essere questo il meglio di una stagione. Ah, che musica romantica! Puh. La piccola deriva di Milano, cioè lui dice che le due milanesi hanno avuto una piccola deriva, ma si riprenderanno immediatamente, sarà tutto ristabilito, l'ordine delle cose naturali, cioè Milan e Inter che comandano e la Juve che soffre dietro. È simpatico però, no? Riporta tutti dentro il campionato, soprattutto Roma e Juve. La vera sorpresa però non è la Juve, è la Roma. Attenzione, non è, no, assolutamente. Che gioca il miglior calcio d'Italia. Io se fossi romanisti mi gratterei furiosamente. E segna con naturalezza. Se su Milan Juventus scrive che la Juve è stata alla fine un avversario troppo esteso per il Milan, aveva dalla sua molti più uomini e tutti di qualità. Ma come facevamo cacare, adesso abbiamo gli uomini di qualità. Vabbè. Ha meritato la Juve, forse solo forte il punteggio. Non mi è sembrata una grande partita, non può essere questo il meglio di una stagione. Ok, questo per quello che dipinge l'Ubriacao meravigliao. Ma non è tutto amici, ieri, preso dallo sconforto più totale, il nostro amico Denti Gialli, ragazzi, ha veramente dato il meglio di se stesso. Prima di dirvi cosa ha detto, mandiamo la seconda sigla di oggi, sigla! Visto che purtroppo il povero Padovan ieri, tra la sconfitta del Napoli, dell'Inter, la vittoria della Juve, non poteva parlare di calcio, si è messo a parlare di calcio femminile.
Calcio femminile. Dopo la sconfitta della Roma da parte della Juve, che cosa dice il nostro Giancarlone Padovano? Sempre i microfoni di Sky. Dice che purtroppo la Juve ha vinto con la Roma e la formula del torneo è una formula infida. E se la deve piangere il culo tesoro? Ok. Perché sono scontri diretti e poi supplementare il calcio di rigore in caso di parità. È una partita unica in cui può succedere di tutto. C'è il meglio del calcio femminile italiano in questa Supercoppa, dice, no? Anche se mi dispiace che non ci sia il Sassuolo. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Fiorentina e Juve hanno già vinto. Il Milan, che non era questo Milan, ne ha vinte due. La Roma, che non l'ha ancora vinta. Tutti avranno le motivazioni forti e anche un'occasione per far vedere il meglio del calcio femminile e per farlo capire agli spettatori. La Juve è la squadra da battere, però questa forma di campionato è infida perché purtroppo la Juve è in testa e dunque c'è una formula infida. Io non so chi è st'amico tuo, ma è un coglione. Grazie Giancarlone per quest'altra chicca che ci hai regalato questa mattina, tu e Ubriacao Meravigliao. Poi attendiamo nei prossimi giorni anche un tuo resoconto su questa giornata fantastica di campionato. Ho i miei dubbi che parlerai, però staremo a vedere se i tuoi denti gialli e la tua bocca faranno la grazia di donarci ennesime minchiate, straminchiate e stracagate. Grazie di esistere comunque. Allora amici, gli appuntamenti di oggi: alle 15 torna Torre Bianconera finalmente dopo un bel po' di tempo, poi alle 18 spacca calcio, stasera c'è il quizzone musicale, vediamo se lo faremo sul mio o sul canale di Gianni, non lo so ancora, staremo a vedere. Per quanto riguarda gli Avengers, iscrivetevi sempre ai canali, soprattutto quello del vostro Hattrick Boys, like e condivisione del video, sotto commenti, voglio vedervi sganasciare della risata nei commenti. Noi ci vediamo alle 15, un salutone, forza Juve, ciao a tutti.